Giornata pazza delle mie, quella di oggi perché a differenza dell'altra volta che l'avevo fatto con la Smart, questa volta farò un viaggio Vicenza-Roma a bordo di questa MX5. Si tratta del modello da 184 cavalli, quindi quella con il motore 2000 aspirato. Realmente la userò laddove questa macchina non dovrebbe essere usata, ovvero l'autostrada. Macchina fighissima, l'ho guidata tante volte, mi piace molto la 1500, anche più della 2000, peccato che non abbia il differenziale autobloccante, ma so che qualcuno di voi l'ha messo. Pesa circa un migliaio di chili ed è un oggetto che chiaramente ha dalla sua il motore innanzitutto arretrato rispetto all'asse delle ruote, longitudinale, trazione posteriore, in questo caso con l'autobloccante, e poi degli interni che è vero che sono piccolini perché sono stati progettati per dei giapponesi, ma hanno tutto quello che serve in piccolo per farvi viaggiare comodi, almeno lo spero. Come vedete ci sto, il sedile che è tutto arretrato, però a differenza di qualcuno che mi dice che con la mia altezza non ci si sta dentro, io non so come, ma ci riesco a stare. Prima di partire devo fare alcune piccole operazioni che sono tipiche della mia vita, purtroppo, quindi da un certo punto di vista tutti abbiamo i nostri problemi lavorativi, ma i miei sono quelli di dover accendere il computer e caricare in movimento un video che si è appena finito di renderizzare sul nostro canale di YouTube. Quindi andiamo con ordine, avviamo il nostro motore, ovviamente cambio. Ah, che bellino che è! Fighissimo questo motore. Metto in auto la climatizzazione. Ricircolo non serve, 21-22 gradi va bene. Collego finalmente sul Mazda Connect, hanno messo già da qualche anno a dire il vero l'Apple CarPlay, e quindi anche sull'MX5, e quindi iniziamo col dare energia al nostro iPhone, che tra l'altro useremo anche come sistema di navigazione. Non è che non mi fido del sistema di navigazione di Mazda, quello qui accetto, tra l'altro è touch fino a 7 km orari se non ricordo male. Sistema Mazda Connect, che chiaramente eccolo qui, si è aggiornato, lo schermo rimane sempre piccolino, ma secondo me è della dimensione giusta per questa vettura. La cosa strana è che le bocchette sono circolari, le vedete, sono tutte circolari, mentre questa centrale viene integrata più al design della plancia, tende un po' a sparire, anche se poi è sottolineata da una cornice lucida. Non ci sono molti sistemi ADAS, chi se ne frega, questa non è una macchina che ha bisogno di avere particolari cose, però se non altro c'è il cruise control che ci può dare una mano. Ho resettato, anzi lo resettiamo di nuovo, il computer di bordo, e quello di Trip B mi dirà quanta strada devo fare da qui a Toyota Motor Italia, però prima devo collegare il computer. Questa taschina ogni volta mi commuove, ma pensavano di metterci, non so, il 3310 lì dentro. Niente, l'iPhone non ci sta. Ok, l'iPhone è collegato, upload del video e poi possiamo partire. Il video si caricherà secondo me più o meno quando siamo a Roma. Sono 4 giga in movimento, tanta roba. Non è assolutamente un caso che il test drive di oggi Ok, bene, è partito l'upload, possiamo andare, il piano l'ho fatto, che Dio ce la mandi buona. Però prima di partire chiaramente devo mettere la destinazione. Apro il Waze, così vedo anche gli autovelox. Allora, Toyota Motor Italia, sì, Toyota Motor Italia, con una Mazda andare in Toyota il top, anche se in realtà le due società hanno a che fare, poi vi spiego anche in cosa. Ok, Toyota Motor Italia, ce la faremo, 4 ore, arrivo alle 11.04 secondo lui, buono, non è male. 11.04, 4 ore e 45 seduto nell'MX5, fa anche rima. Sta suonando perché sul sedile di destra c'è il computer, pesa e viene rilevato come passeggero, quindi devo collegare la cintura. Beh, molto semplice, però questi sistemi di sicurezza ogni tanto sono stupidi. Sì, va bene, stai buono, adesso mi fermo, ti attacco la cintura, eccolo qui. Mamma mia, non è bello partire con questi suoni alle 5 di mattina, eh. Ecco, sei contento adesso? Ok, prendiamo il biglietto autostradale, la cosa più cara al mondo, forse solo in Francia costa di più l'autostrada. Maledetti. Ok, solito tran tran, adesso entro in A4, poi prenderò, immagino, la A31, poi facciamo il pezzettino da Rovigo alla A13, poi dalla A13 Bologna-Firenze, Firenze-Roma, quindi ci vuole un po'.
frammentazione della mastina è certamente uno degli elementi che più fa capire l'essenza di questo oggetto, perché sono tre quadranti circolari con il contagiri bello al centro, con il suo ago con fondo scala 8000 e zona rossa 7500, in questo caso con il nuovo motore da 184, poi il tachimetro sulla destra, e poi sulla sinistra invece un computer di bordo montato, diciamo, sul display digitale. È meno 2 fuori, è meno 2, però sono partito da meno 4. Una delle cose che devo dire interessante di questa capotta è che in anni e anni di studio, i ragazzi di Mazda sono riusciti a mettere insieme una struttura che, volendo, può essere sostituita dalla variante RF, che è quella targa, diciamo, che lì hai il tetto in metallo, quindi è molto più protetto rispetto a questo. Però devo dire che anche partendo la mattina presto a meno 4, questa mattina non ho sentito particolarmente freddo, più che altro se l'abitacolo si è scaldato molto velocemente, e l'isolamento termico che si può avere anche in autostrada devo dire che non è niente male. Ho impostato la temperatura a 22 gradi e in questo momento all'interno dell'abitacolo si sta benissimo. Tra l'altro anche a livello di fusci aerodinamico si sente, non è una macchina silenziosissima, però comunque devo dire che si capisce come questo progetto abbia tanti anni di evoluzione alle sue spalle, perché si gode del rumore del motore e si gode tanto, ma non vibra molto, anzi zero, ed è una macchina che ha un bello sterzo, è pesante al punto giusto nella fase autostradale, ha una bella triangolazione pedaliera sedile volante, è una macchina che, nonostante tutto, nonostante le sue piccole dimensioni, è in grado di farti viaggiare anche paradossalmente comodo. Poi però le somme le tiriamo quando arriviamo a Roma. Però questo aspetto dell'isolamento termico è certamente importante per una macchina come questa, che comunque sì, è una sportiva, ma è una sportiva che viene utilizzata tutti i giorni. Mi ero dimenticato di dirvelo, ed è una figata pazzesca che proprio in soccorso anche del fatto che magari la mattina la potete trovare un po' più fredda rispetto ad una macchina tradizionale, si possono riscaldare i sedili. Sembra una stupidaggine una macchina come questa, ma in realtà soprattutto per climi come quelli del Nord America questi accessori sono fondamentali. Devo dire che anche nel Nord Italia comunque il fatto che il sedile si possa scaldare è tanta roba. Ok, siamo arrivati al primo di alcuni caselli che incontreremo, anzi no, un altro, e un altro dopo. Dobbiamo entrare e poi dobbiamo riuscire a Roma. Comunque vediamo quanto sganciamo qua. Ok, 4,50 euro per... mamma mia, pazzesco. Va bene, intanto qui siamo a 1,55 euro, upload 25%. Ciao, a Roma si caricherà sto video. Ridevo mentre pagavo perché c'era Cruciani che parlava del fatto che ha fatto incazzare contemporaneamente i palestinesi e gli israeliani, gli ebrei. Incredibile, è stato... solo lui può riuscire in una missione del genere. Ok, Villa Marzana, rientriamo in autostrada, questa volta siamo in A13, sì, è rosso, capito? E prendiamo, dobbiamo andare fino a Bologna, poi da Bologna a Firenze, poi da Firenze a Roma. La cosa bella di questo motore 2000 rispetto al 1500 chiaramente è che gira più basso e soprattutto ha più coppia già ai bassi regimi. Adesso sono in sesta marcia, per portarmi a 130 km orari premo e chiaramente rispetto al 1500 la risposta è decisamente diversa. Rispetto alla 124 ad esempio, che monta un motore 1400 turbo, c'è una differenza, perché qui non c'è il filtro appunto del turbo compressore e quindi non c'è lag. Soprattutto poi il 1400 Fiat è un motore con molto lag e secondo me penalizza quello che è il reale comportamento, il feeling su strada di quello che quella MX5 è in grado di assicurare. Poi va forte, perché in realtà quel motore là va veramente forte, però a livello di feeling di guida, il fatto di avere un filtro tra la ruota posteriore
e il pedale del gas comunque può dare fastidio, soprattutto quando i telai sono progettati per essere così precisi. Ed è per questo che Mazda porta avanti il motore aspirato, soprattutto in un'applicazione come questa, proprio perché vuole assicurare il massimo feeling di guida. Certo, il 1500 è bello perché gira alto ed è un motore, secondo me, uno dei più belli che realizza Mazda, però questo, soprattutto se dovete fare tanta strada, è qualcosa di certamente più indicato, proprio perché ha più coppia ed è un motore che gira un pochino più rotondino nella parte bassa. Ok, mi fermo a Cantagallo come l'altra volta, uguale, però stavolta incredibilmente, non so che differenza ci sia stata, comunque il file si è già caricato. Adesso faccio le descrizioni, creo la foto di anteprima e poi i tag eccetera eccetera, quindi poi posso viaggiare sereno. Il video della Porsche Panamera Turbo 4S e Hybrid uscirà regolarmente oggi a mezzogiorno e mezzo. Molto bene, video programmato, esce alle 12.30. Sono molto felice. Ok, secondo lui arrivo alle 11.24, quindi sono stato fermo più o meno una ventina di minuti. 159 km percorsi, 7,6 litri ogni 100 km consumo medio. Siamo ancora a meno 1 di temperatura, sono le 8.07, il sole è sorto da poco. Abbiamo ancora 3 quarti di serbatoio, per cui teoricamente dovrei riuscire ad arrivare a Roma con un pieno, e non è una cosa scontata per una vettura di questo genere, perché è piccola e chiaramente anche una macchina con un motore abbastanza importante per la dimensione. Non mi aspettavo francamente un'autonomia di questo genere. Sì, però adesso un po' di colazione la facciamo, volante, mi metto la mascherina, entriamo qui all'autogrill Cantagallo e ci prendiamo una briochina e un cappuccino. Vai, manna che palle, la mascherina ti si appanna gli occhiali, non lo sopporto. Preferisco vederci meno, guarda, a parte che mi manca poco, per cui ci vedo lo stesso. Boom. Che meraviglia le scatolette di macchinine, 9,79 anziché 13,99, bellissime. Che meraviglia. Se fossi un bambino chiederei subito a mio papà di comprarmele tutte. Belle. Guarda questa, che figata. Però le cose importanti sono queste, ovvero le brioche dell'autogrill. Temo che prenderò, anzi senza temo, prenderò quella con la Nutella. Vorrei per favore un cappuccino, una brioche e una bottiglia d'acqua. Alla Nutella. Andato. Che meraviglia questo cappuccino, uno dei più belli che abbiamo mai visto in autogrill, tra l'altro con la tazza grande. A questo punto lo rovino, anzi non è che lo rovino, gli do un senso. Poesia. Meraviglioso. Comunque è veramente un mondo brutto. Tra l'altro non era solo bello esteticamente, ma è anche fatto a regola d'arte, si vedeva già dalla schiuma che era fatto bene, perché è bello tiepido, è caldo ma non è caldissimo. Di solito in autogrill lo danno ustionante, invece qua è fatto veramente bene. Voto 10, come direbbe il grande Alessandro. Ciao Alessandro, mitico. La colazione fatta, cerchiamo di dirigerci come caccia verso l'MX5 e ripartiamo verso Roma. A me piace la Mazda MX5. Che cazzata. Ok, ne approfitto anche per un cambio occhiale. Ti apri? Vai che sei Kides. Sì, infatti ce l'ha fatta. La chiave ce l'ho in tasca. Oh. E teoricamente appunto la macchina dovrebbe aprirsi semplicemente premendo il pulsantino lì dietro. Qua c'è il porta bottiglie, caro agli americani ma è carissimo anche a me. E poi mascherina via. Allora, occhiali. C'è ancora la bocca sporca di Nutella? No, sono a posto. Occhiale, tra l'altro mi chiedete sempre la marca di questo occhiale, Epos. Giuro, si chiamano Epos di marca. Classic, eccolo qua. Bronte numero 48, questo è. Questa è la marca e questo è il modello, se vi interessa. Mi dice che arriverò alle 11.38, per cui questa sosta l'autogrill darà lavoro
colazione e tutto mi è costata mezz'ora, 33 minuti circa, quindi dai, non è male. Un modo per arrivare in ritardo, anche quando sono leggermente in anticipo, di fatto lo trovo sempre. Eccolo il sole, ciao, finalmente ti vedo. Prima ti ho visto alzarti, al peggiore, però adesso finalmente ti vedo, ciao sole, top. Vedo che Waze mi suggerisce di fare la direttissima. Non ho la Smart stavolta, ho l'MX5, secondo te faccio la direttissima? Grandissimo Sasso Marconi, il luogo dove è stato fatto il primo esperimento di comunicazione radio. Sappiate che se il wireless funziona è grazie qua a Marconi, che se l'è inventato, è stato grande, bravo. Cioè, non è che ha inventato il wifi, però ha inventato la comunicazione via radio, che è praticamente la stessa cosa. Bisogna solo stare un po' all'occhio perché le temperature sono basse, meno uno, e qui ci sono molti tratti che sono in ombra, per cui potrebbe esserci del ghiaccio, anche se poi in realtà la strada è mantenuta. Anzi, è mantenuta, non mi ricordo. Però sì, hanno buttato il sale, eccetera, eccetera, però bisogna stare comunque all'occhio. È un po' mangiucchiato dai lavori il piccolo Nürburgring, ce ne sono diversi, ne ho già beccati in una quindicina di chilometri 3-4 cantieri, per cui evidentemente stanno lavorando e lo stanno mettendo in sicurezza. Nuove vie di fuga, nuove postazioni dei commissari, nuovi cordoli. No dai, è una strada comunque che ha già qualche annetto e chiaramente essendoci la direttissima ne approfittano per dare una sistemata ai viadotti e a tutte le infrastrutture che sorreggono questo tratto autostradale così complesso e così anziano. Sto ricevendo una chiamata. Una delle cose belle dell'MX5 è non solo che si può rispondere, si può parlare in viva voce, ma qui dietro nel mio poggiatesta è integrato un altoparlante che mi permette, anche quando sono in modalità in plein air, di sentire bene la conversazione. Adesso rispondo però. Allora, piccola questione tecnica, immaginavo ci sarebbe stato qualcosa che mi avrebbe fermato. Non ho l'acqua dello spruzzino all'interno del tergicristalli, diciamo, e quindi non si vede niente fuori, soprattutto quando si va contro luce, quando c'è il sole, eccetera, eccetera, praticamente sei cieco. Quindi devo fermarmi, devo rabboccare, pulire il vetro innanzitutto e poi rabboccare. Box, 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 box. Nel frattempo mi è arrivata anche la chiamata di nuovo, che non è riuscito a rispondere. Pronto? Guardi, la chiamo fra un attimo perché sto finendo una cosa. La richiamo fra 5 minuti, va bene? Grazie. Quando vuole fino alle 12. Va bene, grazie, saluti. Ok, ne approfittiamo anche per vedere come è fatta sotto questa MX5. Vediamo se riesco. Eccolo qui. Che meraviglia, manca la stina. Mi può supportare? Grazie. Mitico supporto, chiami? Simone, grandissimo. Allora, liquidino. Tanto finché spiego come è fatto il motore, è il 2000 aspirato, lo conosciamo già bene, lo Sky Active, 184 cavalli, motore che ha una caratteristica, quello di essere montato longitudinalmente, per cui non è trasversale come nelle macchine di tipo tradizionale, è longitudinale e soprattutto è montato tutto dietro l'asse delle ruote. Questo consente di innanzitutto dire che il motore è anteriore centrale, ma poi c'è anche un altro discorso, ovvero la centralizzazione delle masse. Questa macchina ha un momento polare ridottissimo, ovviamente, proprio in virtù del fatto che il motore è dietro l'asse delle ruote, la maggior parte del peso è tutto dietro. Questo porta via un po' di spazio all'interno dell'abitacolo, però offre delle sensazioni di guida e un bilanciamento che sono unici e sono tipici di questa vettura. Una piccola supercar in un abito spider ad un prezzo relativamente accessibile. Maledetto, mi è costato 3 minuti questa sosta. Vai! Se non altro, almeno adesso si vede fuori. Parlavamo stanotte, perché sono partito alle 6 di mattina ed era buissimo, che
Mazda hanno qualcosa in comune. Innanzitutto sono due aziende giapponesi, quindi lì diciamo che c'è già questa comunanza di mentalità, però Mazda è detenuta per quanto riguarda il 5% delle quote da parte di Toyota, per cui c'è una collaborazione innanzitutto di finanza, ma c'è anche una collaborazione dal punto di vista tecnico, visto e considerato che Mazda, soprattutto in Giappone, utilizza una piattaforma ibrida che sostanzialmente è quella della Prius o della Auris o della Corolla, quello che è, l'ho guidata con la Mazda 3 proprio a Tokyo. Toglievano il 1008, era all'epoca della Toyota, ci mettevano il loro 2000 e devo dire che la declinazione Mazda del sistema ibrido Toyota andava meglio della declinazione Toyota, proprio perché la forza del motore, che va a 150 cavalli se non ricordo male, era decisamente migliore rispetto a quella del 1008 Atkinson che montava Toyota all'epoca. Oggi le cose si sono un po' risolte perché il nuovo 2000 che montano anche sulla Corolla, devo dire, un motore che funziona bene, quel nuovo powertrain devo dire che è notevole, secondo me anche dall'esperienza con Mazda hanno capito che serviva un po' più di energia, un po' più di forza da parte del termico per far funzionare in modo piacevole anche per un cliente europeo quella tipologia di sistema ibrido che rinuncia al cambio per fare posto a un differenziale sostanzialmente che loro chiamano ECVT, ma che fa un po' un effetto scooterone, soprattutto se il motore a benzina non è in grado di sostenere i valori di coppia che servono per affrontare una salita ad esempio o per affrontare una forte accelerazione, cosa che succede meno in Giappone o in America per intenderci, perché i limiti sono molto bassi, però invece in Europa i limiti di velocità ad esempio in autostrada sono un po' più alti e chiaramente motori termici meno potenti in quel tipo di powertrain soffrono un po' di più. Detto questo, Toyota comunque sì, ha una piccola quota, è piccolissima, comunque lascia totalmente indipendente Mazda nello sviluppo dei suoi prodotti, tanto è vero che vanno orgogliosamente fieri sia della nuova vettura elettrica dell'MX-30 che avrà il Wankel come range extender. Tra l'altro l'avevo già provata quella soluzione. Segnalate lì. Forze dell'ordine. Tra l'altro l'avevo già provata quella soluzione lì su una Mazda 2 prototipale, sempre in quel viaggio alla Mazda. Aveva questo range extender Wankel che poi appunto faceva girare tutto l'insieme a batteria e allora era montato su una Mazda 2 e non su una MX-30. Comunque già 10 anni più o meno che ci girano intorno a questa cosa. Vedi, gli ADAS ci sono, c'è qualcosina che ti aiuta in questa macchina. Il controllo dell'angolo cieco dello specchietto, come avete visto adesso, è molto utile proprio perché anche tra le varie cose piccoline di questa macchina anche gli specchietti non sono molto grandi, non è che si vede poco di lato, ma il fatto di avere una posizione così bassa, il fatto che comunque il finestrino è piccolo e anche lo specchietto è piccolino, magari possono distogliere un po' la visibilità da quella che invece è un elemento di sicurezza molto importante. Il fatto che si accenda una spia, ti dà una mano. Guarda che meraviglia Orvieto, è sempre bellissima quando si fa questa autostrada, però che figata, bellissima l'Italia, quanto bella è. Poi con questo cielo devo dire che è fantastica, grande. Forse sono stato un po' ottimista nel considerare che sarei arrivato da Vicenza a Roma con un pieno. Ho un ottavo di serbatoio, ho ancora 125 km da percorrere, ce la farò? Direi di no, visto che lui dichiara 57 km di autonomia. Se c'è una cosa che odio è proprio fare benzina, ma non è per il costo in sé, perché è ovvio che la devi fare prima o poi, ma proprio fisicamente farla mi dà fastidio, è una roba che non sopporto. Di nuovo segnale via radio, box, 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 quindi devo andare a fare benzina. Ho la mascherina che sa del cappuccino di prima. Ok. Say, oh, rise and be on.
29,76 litri, un po' di più rispetto a quello della Smart, che è 22, quello della mia Smart, però è esattamente come il serbatoio invece delle nuove Smart, quelle sì che hanno 28 litri. Abbiamo percorso 464 km con appunto 29,78 litri di benzina. Molto bene, possiamo ripartire. Top. Dai che è arrivata l'ora di uscire finalmente. Roma Nord. Roma Nord questa. Sì, Roma Nord, grande raccordo anulare. Vediamo di quale ruberia sono protagonista oggi. Passivo ovviamente. Vai. Sì, ho capito. Non si legge nemmeno. Veramente, proprio amati. Adesso pago. Non si legge, è spento il display, cioè questo è il livello di servizio. Bravi. Veramente, numeri uno. Adesso traduciamo la tessera. Poi con lo scontrino cercheremo di capire quanto pago. A parte che ho così Oppo Mi. Grazie. 32,40 euro. 32,40 euro. Da Rovigo a Roma Nord. Va, va. Direzione Fiumicino. Vai. Facciamo una ripresina in sesta. A 205 Nm di coppia. Questo motore non è così forte, però è anche un motore che ha un range di giri molto elevato e ha potenza, diciamo, a regimi elevati, quindi la coppia è in alto ed è progettato per girare un po' più in alto rispetto ai 1500-2000. Però comunque tutto sommato si muove, la cilindrata è parecchia, è vero il picco di coppia non è elevatissimo, ma è abbastanza costante lungo tutta la curva di erogazione e questo le consente anche in sesta marcia di avere delle accelerazioni non fotoniche, ma comunque tutto sommato ti riesce a muovere, non dico con effetto cambio automatico, ma comunque riesci ad avere delle accelerazioni decenti per muoverti nel traffico, anche perché la macchina pesa 1015 kg, se parliamo di dati prestazionali fa 231 km orari se non ricordo male, dichiarano uno 0-100 di 6 secondi e mezzo, considerando che pesa 1015 kg direi che ci sta, una macchina insomma non ha bisogno di presentazioni da un punto di vista di guidabilità, non è un fenomeno assoluto da, in termini di prestazione, anche perché i cavalli sono su 184, non è che sono una quantità spropositata, ma la qualità di guida che emerge da questo schema tecnico è indubbiamente fotonica. Per quanto riguarda il comfort, adesso ne parliamo. Ore 11:42, sono perfettamente in orario, top. Dovevo essere qui entro mezzogiorno, ce l'ho fatta, grandissimo. Molto bene, missione conclusa. Frena a mano, spegniamo il motorino. Un motorone 2000 per una macchina. E così, allora, sentiamo come siamo a livello di schiena. Non male, non male. La seduta è comoda di questa macchina, è molto centrato il volante, pedaliere, sedile, volante, ci siamo. Chiaramente per 1,90 m siamo proprio a filo. Invece per quanto riguarda la parte di bagagliaio, se avessi dovuto portare una borsa, beh, un po' di spazio, 130 litri ci sono, ci stanno un trolley e mezzo, soprattutto ci stanno delle borse morbide, c'è anche uno straccio di illuminazione qui dentro, ma insomma direi che non è la sua caratteristica migliore il fatto di avere spazio, con tutto che vedo che ci sono coppie di ragazzi che girano l'Europa con questa macchina, quindi evidentemente si può anche montare un portapacchino dietro se proprio qualcuno lo vuole, e si può andare praticamente dappertutto, basta sapersi un po' adattare. Non consuma tanto, 7,5 litri ogni 100 km con un percorso comunque molto movimentato come quello da Vicenza a Roma. È una vettura che secondo me tecnicamente è il non plus ultra di questo tipo di categoria, ha un bellissimo schema tecnico, il motore è quello che serve per una macchina così. Peccato per il prezzo, perché sta salendo sempre di più, siamo a 36.100 euro, 33.500 invece della 1500. Se volete la RF mi sembra che siamo intorno ai 38, non è tantissimo in assoluto per una macchina che ha questo tipo
di caratteristiche, però comunque non è nemmeno poco considerato il fatto che comunque solo 2-3 anni fa il listino di questa macchina era molto più basso. Del resto la conversione yen euro eccetera eccetera, tutte le problematiche legate alle emissioni e bla bla bla, portano poi anche il costo di questi oggetti, scusate per il vento, ad essere un pochino più caro rispetto a quello che magari era in origine. Di fatto è una macchina bellissima, si distingue, ha tanta tecnologia, fari full LED, Matrix tra l'altro, e tanti elementi anche all'interno che permettono di vivere una vita a bordo degna di una macchina di segmento superiore, come ad esempio appunto l'altoparlante nel poggiatesta, che consente di vivere normalmente delle conversazioni anche quando si viaggia a tetto aperto. Grazie Mazdina, poi torniamo, vi faccio vedere anche il video del ritorno, perché torno stasera, quindi doppia fatica, però insomma tutto sommato è anche una fatica tra virgolette piacevole, perché fatica di fatto non è, visto e considerato che si viaggia molto comodi. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it. Vi ringrazio per il tempo che ci dedicate, viva la passione per l'auto e full gas, sempre, anche e soprattutto con la MX5. Ciao! Ce l'ho fatta, sono arrivato, sono le 22:46.